prima di cominciare questo video, nuovamente consigliare il fandalcio, consiglio di iscriverti a Telegram e non perdere nessun contenuto di questo canale. Detto ciò, andiamo con la nostra classica intro. Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di nuovo di un serial fantacalcio. Oggi sono con Musifang, adesso vi saluterà. Sì, l'importante è portare i 3 punti al fantacalcio, perché comunque prima della pausa nazionale devi essere messo bene in classifica per non avere danni. Ma non perdendoci in chiacchiere, direi di partire con le nostre formazioni. Io schiero un 3-4-3, mentre tu cosa schieri? Ok, io per la porta schiererei Filip Stankovic contro il Parma, che nell'ultima partita contro l'Inter ha trovato un'ottima prestazione, che quindi potrebbe trovare il suo primo clean sheet in campionato. Mentre tu per la porta chi consigli? Ok, per chi non avesse capito. Per chi. Sì. Per chi non avesse capito, schieriamo Mignan, perché l'ultima volta l'ho sentito poco. Però adesso passiamo con i nostri difensori. Ok, mentre la nostra difesa, come abbiamo anticipato prima, a 3 è formata da io che schiero Robin Gosens sulla fascia sinistra contro l'Hellas Verona, che potrebbe trovare il suo terzo gol del suo campionato al ritorno in Italia. Mentre chi è il tuo terzino sinistro? Dove ho trovato un 6 e mezzo. Dicevo, dopo aver trovato un 6 e mezzo. Anche secondo me potrebbe trovare il gol Teo. Mentre vado io con il terzino destro, che secondo me sarà ancora Dodò della Fiorentina contro l'Hellas Verona, che potrebbe trovare il suo primo bonus del campionato. Mentre chi è il tuo terzino destro? Ok, quindi tu schieri Miranda come terzino destro, mentre io difensore centrale, l'ultimo della mia difesa, è Federico Gatti nel derby della Mole, che ha trovato il gol contro proprio il Torino l'anno scorso nel derby in casa, quindi chissà se potrebbe ripetersi ancora. Mentre per finire la tua difesa, chi è il tuo centrale? Ok, può starci Izzes, ma adesso la nostra difesa è finita, passiamo al centrocampo. Il nostro centrocampo a 4 è formato da io che schiero sulla fascia sinistra Mattia Zaccagni, che contro il Monza potrebbe trovare il suo secondo gol di fila dopo quello trovato in casa contro il Cagliari nella giornata di lunedì. Mentre chi è il tuo terzino sinistro? Esterno sinistro. Sì.
Ok, anche tu consigli Zaccagni, mentre vado io con l'esterno destro e consiglio Pulisic contro il Cagliari, che il Milan sta vivendo un ottimo periodo di forma, ottima partita a Madrid per l'americano, che quindi potrebbe trovare ancora il gol. Mentre il tuo esterno destro, chi è? Può essere che Pulisic torna al gol, quindi i nostri esterni sono stati gli stessi, mentre il mio centrocampo è formato con il centrocampista centrale a sinistra, Weston McKennie, contro il Torino, che potrebbe trovare il suo secondo gol in campionato dopo quello trovato contro il Parma in casa il turno infrasettimanale, quindi potrebbe fare molto bene. Invece, chi è il tuo centrocampista a sinistra? Probabile che Somm trovi il gol contro il Venezia. Io spero, da una parte spero in orco con Jadon Stankovic, però chissà se troverà il suo primo gol in Serie A. Però, mentre per concludere il mio centrocampo, consiglio Tijani Reinders, grandissimo periodo di forma per l'olandese, che ha trovato anche il gol contro il Real Madrid. È il bomber del Milan attualmente in questa Champions League, e quindi contro il Cagliari in trasferta potrebbe fare molto bene. Tu chi consigli invece il tuo ultimo centrocampista? Fadera, ok. Ok, quindi tu consigli Fadera, e quindi il nostro centrocampo, la difesa e la porta sono finiti, ci manca la parte più importante, ossia l'attacco. Dicevamo, il nostro attacco, come abbiamo anticipato all'inizio del video, è a 3. Io come ala sinistra consiglio Kenan Yildiz contro il Torino. Sì, il mio reparto praticamente ha formato un giocatore da Juve, ma facciamo finta che vada bene. Il numero 10 della Juve potrebbe trovare quindi il suo terzo gol in campionato, sempre in un big match, ma adesso andiamo con la tua ala sinistra. Chi sarà? Il Tati può essere, troverà il suo ennesimo gol del campionato dopo aver sostituito Immobile, ma adesso vado con la mia ala destra, che non è proprio un'ala destra perché gioca sulla tre quarti, Ademola Lookman contro l'Udinese, che potrebbe trovare il suo settimo gol in campionato dopo la doppietta contro il Napoli. Invece, la tua ala destra chi è? Ok. Sì. Ok, tu quindi le due ali sono il Tati e Vlahovic, mentre la mia punta sarà Moise Kean contro l'Hellas Verona. È reduce dal gol contro il Torino, è l'attuale bomber della nuova Fiorentina di Pallavicino, e quindi potrebbe trovare il gol contro l'Hellas Verona, che a difesa concede veramente troppo. Mentre la tua punta per concludere questo video e attacco, chi è? Nice, quindi una sorpresa hai schierato in questo derby.
Non so. Vabbè, spero che questo video vi sia piaciuto. Speriamo di avervi portato bene questa giornata. Salutiamo tutti i fan allenatori che ci stanno guardando. Ciao ragazzi, speriamo di avervi portato. Chiaramente il fantacalcio è la cosa che viene prima di tutto. Ma bensì, ci vediamo nel video di domani. Ciao!